Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui in panoramica a fare la presentazione della mia nuova auto. Finalmente ve la posso far vedere. Mi sono comprato una Dacia. La Dacia che mi sono comprato è una Dacia Sandero del 2021, quindi proprio è uscita, nata adesso. Ce ne sono poche in giro, ho visto che perlomeno nella mia zona ce ne sono poche. In pronta consegna fortunatamente c'era il colore nero, che era quello che mi piaceva, ma c'erano anche tutti gli altri colori del listino. Cominciamo dalla linea. Dacia ha rivisto completamente la linea della Sandero, molto più aggressiva. Il fronte sembra un po' Volkswagen, un po' Fiat tipo. Abbiamo il faro a LED per questa parte qui, quindi la parte della freccia, mentre le altre sono lampadine normali, ma fanno una gran luce. Vi posso assicurare che la visibilità è molto molto buona. È piuttosto alta, effettivamente l'altezza del cofano è bella possente. Comunque, quando se l'andate a vedere, noterete subito la possenza dell'auto, perché non è proprio un'auto piccolina. Nella mia configurazione abbiamo i cerchi in lega, fari fendinebbia, anche i fari dietro sono stati rivisti e ridisegnati, un po' simili alla Polo. Diciamo che è un mischione di qualche auto, ecco, hanno fatto la furbata, devo dire che però gli è ben riuscita. Questa è la versione comfort. La versione comfort ha praticamente quasi tutto quello che serve per viaggiare in comodità e in sicurezza. Qui davanti abbiamo il radar e i sensori. Il radar serve per, diciamo, le frenate d'emergenza, che ho testato oltretutto. C'è lo spazio per qualsiasi cosa. Dacia dà insieme al kit di emergenza per il gonfiaggio gomme un altro kit, questo qui grosso che vedete. All'interno abbiamo un sacco di cose, triangolo, c'è un kit di pronto soccorso, c'è anche l'estintore, insomma c'è tutto quello che serve per le emergenze. Troviamo anche diversi ganci sparsi un po' per tutto il bagagliaio, c'è anche il kit per il traino, ci sono anche dei gancetti per le buste, per le borse da spesa. È abbastanza minimal perché non abbiamo pannelli qui, se guardate bene qui è praticamente a metà lo scoperto. Entriamo nell'auto, vediamo come è dentro. Allora, dentro abbiamo gli interni, che le portiere sono in plastica e qui c'è il tessuto morbido, tutti i comandi che servono. Questa è plastica normale, quindi non è quella morbida. E qui c'è sempre tessuto. Abbiamo gli interni che sono praticamente gli stessi della Clio. Il cambio è abbastanza buono, non è un cambio Volkswagen di quelli che proprio basta muovere e entra, però non è neanche un cambio Fiat che magari fa fatica a entrare. È un buon cambio, tutte le marce entrano bene. Vi ricordo che ha la sesta, cosa importantissima e fondamentale, e lo vedrete nel video perché la proverò in autostrada e vedremo questo motore, che è un 1100, come va. È un 1100 101 cavalli, quindi tanta roba. Il volante, diciamo che è la parte più curata di tutti gli interni, perché è morbido, ha tutti i comandi, è ben fatto, è un volante che sembra uscito da un Audi questo qui. Computer di bordo segna praticamente quasi tutto, consumi a GPL, consumi a benzina. Una cosa interessante è che, adesso ve la metto in moto, per metterla in moto abbiamo il sistema keyless, questa è la chiave. Con questa chiave basta entrare, anche tenersela nel giubbotto, quindi non serve più portarsi dietro chiavi eccetera. Tirando la frizione, frizione giù, questa è la benzina che è quasi finita, siamo in riserva, accendiamo e la macchina parte da sola. Quest'auto sapete che è a GPL, quindi benzina GPL, la spia del GPL, quindi il bottone è qui, ma tutto quanto è raffigurato nel cruscotto, è integrato. Se guardate sotto, scritto LPG, è la quantità di PL che c'è all'interno del serbatoio, quindi non ci sono più le spie in giro, quadratini da qualche parte. E l'impianto è Landi. Poi nella mia versione comfort abbiamo clima automatico, decidiamo accendendo la ventola, comodissimo, accendendo la ventola possiamo decidere la temperatura da avere dentro l'abitacolo, sia aria condizionata spenta che accesa. Poi con questo invece decidiamo dove far andare l'aria, il ricircolo dell'aria, sbrinatore per il parabrezza, sbrinatore per il parabrezza posteriore. Qui c'è l'accendisigari, qui abbiamo la ricarica per il telefono, un'altra presa accendisigari ce l'abbiamo qui. Una cosa molto importante, abbiamo Google AirPlay,
Quindi se attacchiamo il nostro telefono in questa porta, partirà la configurazione. Una volta che è configurato, una volta che lo riattaccheremo, potremo vedere il navigatore del nostro telefono all'interno di questo schermo qui, che è molto comodo. Possiamo andare a spostare le opzioni e capire come è messa l'auto, con la temperatura, con la pressione delle gomme. Se vogliamo abbiamo anche i chilometri orari segnati con la cifra, altrimenti abbiamo le lancette classiche. Vediamo invece lo spazio dietro, molto spaziosa rispetto ad altre auto del suo stesso segmento, che io non sono d'accordo sul segmento a cui è rapportata questa, perché non è a livello di una Fiesta, di una Punto, ma è grande quanto una Golf. Se io entro, il sedile è regolato sulla mia altezza, io sono 1,70, quindi in realtà parlare di altezza fa ridere, però se mi metto dietro con questa configurazione io ho praticamente una mano, cioè ho tutto questo spazio, che è tantissimo. Anche sopra la testa c'è un sacco di spazio, ma la testa è proprio qui, siamo larghi proprio, perché comunque la macchina è molto alta. Anche da fuori l'auto, essendo bella alta, dà comunque l'idea di essere possente. Ho parcheggiato di fianco ad alcune macchine, ecco, questa è sulla stazza di una Q2. Chiaramente parliamo di un altro tipo di automobile, nel senso a livello di cure, optional, eccetera, eccetera. Però a livello di stazza, per rendervi l'idea, stazza e spazi, questa qui è paragonabile alla stazza di un Q2. Chiaramente parliamo di... cioè, l'Audi costa 27.000 euro, a partire da 27.000 euro, quindi parliamo di un'auto che ne facciamo due abbondanti di queste. Quindi, però la sensazione è questa. Schermo completamente touch, abbiamo lo start and stop, basta buttare giù la frizione e l'auto si accende da sola. Possiamo disinserirlo con questo pulsante qui. Con quest'altro pulsante possiamo eliminare il 15% di potenza dall'auto. Schermo completamente touch, si attacca direttamente al Bluetooth del telefono se lo avete già predisposto. Radio multimedia, vuol dire che sentirete l'audio tramite quello che gli date dal telefono. Telefono, possiamo fare delle telefonate direttamente dall'auto e quindi gestire il telefono direttamente da qui. Da questo pulsante qui si spinge questo e si fa una telefonata e si dice a chi si vuole chiamare. Impostazioni veicolo, e qui possiamo togliere la frenata attiva, quindi il fatto che la macchina si ferma da sola quando incontra un ostacolo e voi non frenate, già testato, funzionante. Il navigatore è ben fatto, le mappe sono buone, tutto gestibile comunque da qui dietro e da dei pulsanti che ci sono qui dietro. In questa configurazione abbiamo la retromarcia, che quando la inseriamo ci compare la telecamera posteriore con tutti i vari sensori per fare manovra. Se io giro tutto il volante vedrete che quelli blu si spostano, e oltretutto abbiamo i sensori anteriori e posteriori. Nella versione base abbiamo soltanto i sensori posteriori, credo che comunque la telecamera rimanga. Questo è il motore 1100 della Dacia, il motore Renault, e qui vediamo l'impianto GPL, classici tappi verdi della Landi. È un motore da 101 cavalli, molto prestante, in 4 pieno carico è molto performante e vi darà delle soddisfazioni. È turbo, abbiamo la turbina che aiuta chiaramente con le prestazioni, e all'interno dell'abitacolo abbiamo il pulsante eco e possiamo togliere il 15% di potenza dal motore. Ho preso per adesso, per iniziare, una strada in salita panoramica, così da farvi vedere un pochino qual è la potenza del motore. Il motore è già caldo, è già GPL, i consumi sono molto bassi, parliamo di un pieno di 23 euro più o meno, facciamo 450 km, sono tantissimi. Adesso andiamo in salita, sentiamo entrare la turbina, è in terza. Il motore è bello presente. Il fatto che sia turbo aiuta veramente un sacco, cioè è tutta lì la differenza. Se non fosse stato turbo avremmo sentito quei 30 cavalli di meno che si sentono in una Fiesta, ad esempio. Dà delle soddisfazioni, a pieno carico in un sentiero del genere, in una zona del genere, siete proprio tranquilli proprio. C'è nessun tipo di percezione di avere una macchina piccola o che il motore sia un 1100,
ero il primo ad avere preoccupazione su questa cosa qui. E invece mi sono poi dovuto ricredere una volta che l'ho provata. Cioè, sentite proprio che spinge, spinge un sacco. Oltre a questa prova qui, vi voglio portare in autostrada. Per la prova in autostrada probabilmente ancora andavo a benzina, ma vi posso assicurare che andare a benzina o a GPL con quest'auto qui è praticamente uguale, non si sente la differenza di cavalli tra benzina e GPL, quindi si va proprio tranquilli. Adesso sono in autostrada, siamo sul rettilineo, sono ai 100, però sono in quinta, quindi tiriamo un po' il gas, va su tranquillamente. Mettiamo la sesta. Siamo ai 120, questo, arriviamo ai 120 e siamo a 2600 giri, quindi la macchina è costantemente a riposo, anche con un indice di marcia, ecco, da autostradale. Proviamo a mettere anche il cruise control, mettiamo il regolatore. Ecco, quando mettiamo il regolatore viene fuori la cifra, diciamo, dei chilometri orari, 127. La possiamo alzare o abbassare con questi comandi qui, più o meno. Adesso teniamo i 130 e l'auto va da sola. Non è un abitacolo completamente insonorizzato, ma un po' di rumore c'è, il vento, l'aria. Consumi a benzina siamo sull'ordine dei 13,5 al litro. Non vi consiglio di acquistarla, dovete provarla, perché provarla è un'altra cosa, poi vi convincete da soli, non c'è neanche bisogno del video. Perlomeno per me è stato così. Il listino per quest'auto qui, chiave in mano, come ho fatto io, quindi ho dato indietro una macchina da rottamare con gli incentivi che c'erano adesso, ma tanto gli incentivi comunque li fanno di continuo. Dando indietro un'auto da rottamare che valeva praticamente zero, con 7 anni di garanzia, 7 anni di garanzia, viene 13,9 finiti. Quindi non vi do i prezzi da 9.000 euro, non esiste. Quella cosa lì non c'è, che la compri con 100 euro al mese, in realtà dipende da quanto anticipo dai. L'auto alla fine accessoriata comfort, quindi clima automatico, cruise control, telecamere dietro, cerchi in lega, insomma accessoriata come la mia, esce a 13,9. 12,7 la versione base. Mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale, lasciate un commento, un like, ditemi la vostra su quest'auto, se l'avete provata, se ne avete provate altre. Seguitemi su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!